Va bene, insomma, una giornata abbastanza negativa, come dicevamo. Io saluto Riccardo Zago in collegamento con noi. Buongiorno Riccardo. Buongiorno, buongiorno a te e un saluto a tutti i telespettatori. Riccardo, vorrei subito capire, insomma, come vedi tu la giornata, su cosa stai lavorando e cosa ti piace del mercato, se c'è qualcosa che ti piace particolarmente. Allora, sto seguendo diversi strumenti, molti cambi Forex, ovviamente tutti gli indici e quant'altro, Certo. però quest'oggi mi volevo concentrare un po' sul petrolio, poi magari anche sul gold, euro-dollaro e DAX. Poi ovviamente se gli spettatori da casa hanno delle domande su qualche titolo, io sono sempre molto felice di rispondere ed analizzare Certo, i titoli anche magari che non conosco. Poi invece per quanto riguarda i titoli, e poi secondo me possiamo subito passare agli strumenti che ho appena detto, Facebook, come dicevi tu bene prima, continua a scendere. Io avevo dato un acquisto su Facebook, che continua a mantenere per il lungo termine e devo dire che è ancora più appetibile a questi prezzi. Magari scenderà ancora, questo è probabile, ma lo trovo il titolo migliore in assoluto da comprare Ah, in questo ok. No, momento. hai fatto benissimo a partire da Facebook perché direi che continua a tenere banco ed è una delle notizie principali. Su Twitter ti posso chiedere io, in attesa di, come hai detto tu giustamente, attendere anche le domande dei nostri amici, però insomma Twitter che ieri insieme ai grandi big del web, però ha riportato la perdita maggiore perché ha lasciato sul terreno il 12,3%, perché ricordando Facebook aveva perso il 4,92%, Google il 4,47%, Microsoft il 4,6%, Amazon il 3,78%, Apple il 2,56%, invece Twitter appunto il 12,03%. Andiamo a vederlo Riccardo insieme e poi guarda, cominciano ad arrivare già delle richieste, quindi ci buttiamo su altro. Sì, e allora Twitter a me non piace come fondamentali. Non è un titolo che mi appassiona molto perché innanzitutto non fa soldi, quindi non è un titolo che io vado ad analizzare. Di conseguenza preferisco spostarmi sui titoli virtuosi che possono essere Facebook. Qualcuno potrà dire sì, ma è tanto alto, sì, ma c'è lo scandalo. Gli scandali fanno sempre bene, Ok, tra vabbè, virgolette, chiaro, sì. fanno sempre bene a un'azienda che è comunque virtuosa e è in crescita. Ovviamente bisogna capire anche in base ai dati che verranno nei prossimi mesi, bisognerà capire se lo scandalo intaccherà nel business oppure se l'incertezza ci sta tutta e che il titolo scenda è normale, però come appena detto bisogna capire se intaccherà questo scandalo il business e quindi magari anche i ricavi, gli utili e quant'altro. Ok, va bene. L'ultima Sì? cosa su Twitter: nel 2017 ha fatto un ricavo, scusate, i ricavi sono stati di 2 milioni e 450 miliardi in linea con il 2016, però nessun utile, anzi una perdita di 100 milioni. Sicuramente una perdita inferiore di quella del 2016 che era stata di 457 milioni. Quest'anno sicuramente, scusate, l'anno scorso nel 2017 sicuramente è stata una perdita inferiore a quella del 2016, ma comunque non mi piace, almeno per quanto mi riguarda. Va bene Riccardo, allora facciamo così, siccome c'è già un messaggio, parto da questa richiesta e poi Sì. come hai detto tu ci concentriamo anche sul gold e poi il cambio valutario euro-dollaro, petrolio, DAX, insomma però vediamo, andiamo per gradi. Chiedono un'analisi sul titolo Allianz. Sì, allora, ok, eccolo qui, Allianz, vado ad analizzarlo, già che ci siamo, prendo qualche dato anche fondamentale giusto per vedere una. Però Allianz ad esempio è sempre un titolo che mi è piaciuto perché comunque ha sempre fatto un sacco di soldi, quindi è un titolo che mi piace. Andiamo a un attimo, allora, andiamo a vedere, nel 2017. Dovrei andare a vedere nei bilanci, i report, gli ultimi report, ma comunque è in crescita rispetto al 2016, fa tanti soldi, fa parecchi soldi, ha dei buoni margini, earning per share positivo, un PE basso rispetto alla media che è di 14, Allianz ha un PE di 10, quindi a livello fondamentale non è per niente male.
Andiamo a vederlo a livello tecnico, che ce l'ho qui. Ecco qui, io ho condiviso lo schermo, non so se lo Sì, vedete in questo vediamo, vediamo, momento. Ok, Riccardo. perfetto. E beh, io devo dire che siamo anche su un supporto abbastanza interessante. Sono su time frame giornaliere in questo momento. Tutta la zona che va da 100, me l'ero segnata tempo fa questa cosa. Tutta la zona che va da 177 a 170, per quanto mi riguarda, è un buon punto per acquistare. È ovvio che comunque se i mercati mondiali scendono, anche i titoli virtuosi continueranno a scendere qui e lì. Allora bisogna interrogarsi sul metodo operativo che si va ad usare, perché per gli investitori di breve e medio termine si può impostare uno stop loss, ad esempio, alla chiusura dei prezzi al di sotto di 170. Invece, per chi crede nell'azienda, perché comunque è un gran colosso che continua a fatturare 100 miliardi l'anno, e pensa che comunque il titolo continuerà a crescere anche a livello fondamentale con ricavi e utili, non metto neanche lo stop loss. E Certo. in questo momento, per quanto mi riguarda, siamo in una zona interessante di acquisto, che magari si può vedere anche su time frame settimanale in maniera più evidente. Ecco, quindi notiamo queste zone supportive che prima qui funzionavano da resistenza, poi resistenza rotta, e da qui hanno funzionato molto, molto bene da supporto. Sicuramente interrogarsi anche su un'analisi grafica è molto, molto importante. Quello che intendo è che da qui, adesso voglio fare un rapido ragionamento, da qui a qui, quindi da luglio 2016 a inizio 2018, il trend era palesemente rialzista e non ci sono stati forti scossoni, come ci sono stati, però, lo possiamo notare da qui. Quindi dai massimi assoluti qui in area 205, ci sono state delle candele molto molto importanti al ribasso, cosa che non avveniva da parecchio tempo, precisamente dagli storni di dicembre 2015. Quindi sicuramente questo è qualcosa che ci fa un attimo drizzare le antenne e dire ok, attenzione, sì, siamo su una zona supportiva importante, ma occhio all'analisi grafica, perché ci sta dicendo che in questo momento la forza rialzista partita a luglio del 2016 sta per finire e bisogna capire se questo è solo un ritracciamento o se è un nuovo trend ribassista che potrebbe essere Ottimo. confermato con la rottura di 170. Ok, allora poi ci chiedono, perdonami Riccardo, un'altra richiesta, i livelli di Rai Way. Rai Way, non Sì. la conosco, non la conosco. Sì? Beh, allora hanno accolto la tua richiesta di darti dei titoli anche che magari non Eccolo conosci qua. tu, no? Ok, bene. Eccolo qua, eccolo qua. Sì, infatti, avevo detto, questo è uno dei titoli che non conosco. Vediamo se ho preso il titolo giusto. Dovrebbe essere questo, che quota in questo momento 4.5. Adesso provo a cercare qualche dato fondamentale anche di questa azienda, giusto per dare un commento sui ricavi, utili e qualche Rai Way. Vediamo, non me la trova. E la provo a cercare su un altro, Sì, prova. su un altro portale. Nel frattempo comunque Se vuoi commento a intanto la livello. metto io, però insomma credo che però tu debba averla di fronte. Io in ogni caso la metto sulla nostra piattaforma. Vediamo se magari, non so se tu con lo streaming riesci a vederla e riesci a... Sì, se no adesso rimandiamo. Ecco, sì. io, noi lo vediamo. Vedi tu, dimmi tu, Riccardo. Sì, a quanto quota? 4,5? Sì, esatto. Ok, allora è la stessa che ho qui davanti io, Perfetto. dai. Quindi ci sta, quindi un commento su questa, su un commento tecnico. Allora, per quanto mi riguarda, a livello tecnico, siamo in trend laterale da febbraio. Da febbraio siamo in trend laterale, lo possiamo notare qui. Traccio la parte bassa e la parte alta del trend laterale. Vado un attimo a farlo vedere con più chiarezza. Eccoci qui. Ok. Ebbene, questi sono due punti molto interessanti a livello tecnico. Quando c'è lateralità, io solitamente, a me piace molto la lateralità. Mi metto sempre. In questo caso mi metterei short da 4,74 e long da 4,35, quindi da qui long e da qui
e da qui short. Questo è un minimo molto che mi piace molto, 4.35, se si vuole entrare long anche 4.4, con uno stop alla chiusura al di sotto di questo minimo, quindi vado a tracciare il possibile punto di entrata long, eccolo qui, perfetto, un attimo che cambio, ok. Un bel punto di entrata long 4,40 con target 4,75, una performance comunque non così importante, ma stiamo parlando di un 7,7%. L'operatività su questo titolo mi piace farla così, mi piacerebbe farla così in questo momento. Vediamo se arriverà a 4,4 oppure a 4,7. Vediamo anche se il volume ci dice qualcosa di interessante. Ci sono stati dei volumi interessanti qualche giorno fa, ma anche qui con dei volumi così importanti la resistenza a 4,740, 4,8 comunque non è stata rotta. Quindi si vede proprio che c'è una congestione barra, sì, ovviamente poi accumulazione. Prima o dopo i prezzi schizzeranno o da una parte o dall'altra e sarà interessante anche perché sì, si può sfruttare la lateralità, ma poi si potrà sfruttare il long. Una volta che il prezzo romperà la resistenza qui in alto 4,8, oppure lo short una volta che il prezzo romperà al ribasso la zona di 4,3. Va bene Riccardo, allora direi con le tue analisi partiamo dal cambio euro-dollaro, così poi ci concentriamo sulle materie prime, partiamo da qui anche perché insomma il tempo vola, mi sono resa conto che altrimenti non facciamo in tempo. Certo. L'euro-dollaro ora siamo a 1,2391, va bene, lascio a te l'analisi, partiamo da qui. Ok, va bene. E comunque ho trovato adesso i dati, giusto per chiudere in 30 Sì, secondi, su vai, su certo. Rai Way. Comunque è un'azienda che è in crescita dal 2012 in maniera abbastanza costante, soprattutto sugli utili più che sui ricavi. Questo non può che avvantaggiare un'analisi positiva fondamentale, perché i ricavi sono sempre gli stessi, ma gli utili continuano ad aumentare, quindi molto bene questa cosa. È abbastanza apprezzata, è abbastanza cara perché ha un PE di 24,4 contro la media del settore che è di 18,6, un earning per share lievemente positivo, ma comunque dei margini ottimali perché si parla di un net margin del 24,7%, ma se facciamo il ragionamento dei ricavi e degli utili, insomma, tutto torna. Quindi non male questo titolo a livello anche fondamentale. Ok, bene, euro-dollaro. Ok, euro-dollaro in velocità. Io mi posizionerò short da 1,25, un peccato che l'altro giorno non l'abbia raggiunto, precisamente ieri, non ha raggiunto la zona di 1,25, anche qui continuo a sfruttare la lateralità con short da 1,25. E stop alla chiusura dei prezzi al di sopra del massimo di periodo che è precisamente 1,25,60. Quindi se chiude su time frame giornaliero al di sopra di questo livello, chiudo la mia posizione short aperta 1,25 e target finale in zona 1,22. Poi in mezzo qui si va a mediare, si va a cercare oppure si va a cercare qualche punto dove si può portare a casa parte del profitto e spostare lo stop in pareggio, come ad esempio un punto intermedio di questa lateralità che trovo essere interessante a livello di 1,23,65. Quindi short da 1,25 e long invece da 1,22. Va bene. Stop dello short sopra 1,25,60, stop del long al di sotto di 1,21,50. Va bene, perfetto. Allora, materie prime, che dici? Partiamo, vedi tu, petrolio, oro, da quale partire? E poi Facciamo il guarda, petrolio. poi è arrivata in realtà una richiesta, scusami, Dow Jones hanno chiesto l'analisi del Dow Jones. Quindi Sì. orientati tu, non so se vuoi Quanti minuti partire. abbiamo? Che così. Guarda, 5 minuti scarsi, 5. Riccardo, ma proprio scarsi, scarsi. Perfetto, Vai. facciamo tutto. Allora, oil. Io qui sono short da 66. Se ci ritorna, continua a essere un ottimo livello per shortare. Stop molto stretto alla chiusura dei prezzi sopra il livello di 66,60, che è questo qui. E voglio semplicemente far notare anche cosa è accaduto nella giornata di ieri. Allora, innanzitutto lunedì si è creata questa candela, questa spinning top, comunque una candela di indecisione o di pausa su una resistenza importante che sono i massimi di
gennaio 2018. La candela di ieri invece ha chiuso al di sotto del minimo della candela che ho spiegato precedentemente e quindi qui c'è una conferma ribassista da parte del prezzo. Questo non toglie il fatto che si potrebbe tornare in zona 0,66 per shortare. Chi invece ha spazio per entrare a 0,65 e tenere lo stop al di sopra di 66 e 60, allora ok, si può entrare, basta comunque gestire bene il money management, quindi view short sull'oil. Sul gold invece sono short da 1350, l'avevo detto tempo fa, qui alle fonti, sia long da 1310 che short da 1350, anche qui sfrutto la lateralità. Lo short da 1350 è interessante con uno stop alla chiusura dei prezzi al di sopra dei massimi di periodo che è a livello di 1366 e poi continua così con il long da 1310 con stop al di sotto della zona di 1300. Va bene, Dow Jones, vediamo, dai, che Bene, stiamo. Sì. chiudiamo col Dow Sì, poi era Jones. arrivato anche Banca Intesa, ma non credo ce la faremo. Riccardo, vai, proviamo Dow Prossima Jones. volta Sì, molto volentieri. esatto. Dow Allora, Jones. Dow Jones è tornato sui minimi di periodo, molto interessante la zona di 23.500 per un acquisto, senza ombra di dubbio. Con questo non vuol dire che sono sicuro al 100% che da qui i prezzi torneranno verso l'alto, ma so bene cosa andrò a fare. Quindi, se entro long da 23.500, il mio stop sarà la chiusura dei prezzi al di sotto del livello di 23.000, di 23.110, insomma il minimo della candela del 6 febbraio 2018. Se entro long sull'America sicuramente non posiziono un target. Sarà molto interessante poi vedere se questo minimo verrà rotto, perché si aprono spazi ribassisti non indifferente. Anche qui consiglio sempre a tutti di notare l'analisi grafica, anche su time frame settimanale, e di fare una riflessione: guardate da quanto tempo non succedeva una cosa del genere, altissima È vero. volatilità con storni così importanti, insomma è un segnale di allerta, che potrebbe poi rivelarsi anche un segnale operativo se il prezzo dovesse rompere al ribasso il minimo di cui stavamo parlando prima. Va bene, Riccardo, direi che ci possiamo salutare così. Grazie per le tue analisi e per aver risposto alle richieste dei nostri amici. Buona operatività, buon trading. Grazie mille e buon lavoro a te e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie, mi spiace se non siamo riusciti a rispondere a tutti, ma sapete che poi la programmazione continua.